Vasco Rossi, attacco hacker, rubati 5 brani inediti. In un momento reso già difficile dalla recente scomparsa del suo produttore e amico Guido Elmi, Vasco Rossi ora deve anche far fronte ad un improvviso attacco hacker ai suoi file personali. Sembra infatti che i cybercriminali abbiano rubato e diffuso sul web almeno 5 brani inediti del cantautore italiano. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato un'indagine, ma potrebbe già essere troppo tardi, di computer in smartphone, infatti, le canzoni sottratte illegalmente stanno già facendo il giro del web, provocando un danno economico e commerciale che sarà difficile arginare. Anche il Blasco Fan Club sta facendo di tutto per limitare la diffusione dei brani, ricordando i rischi che corrono tutti coloro che entrano in possesso del materiale rubato. È recentemente emerso che tra i fan circolano file che conterrebbero tracce di brani inediti interpretati da Vasco. Teniamo ad informare che si tratta di file sottratti ai legittimi proprietari in modo illecito e che, pertanto, potrebbero essere oggetto di una condotta criminosa in relazione alla quale ci si riserva di agire presso le opportune sedi penali. Vi chiediamo di cessare immediatamente ogni ulteriore scambio e/o trasferimento di file di provenienza illecita. Anche all'interno della comunità fedele al Blasco, tuttavia, sembra ci siano già persone che sono riuscite ad ascoltare tutte le canzoni che sono state diffuse illegalmente. Canzoni che, stando alle dichiarazioni dell'entourage del rocker, non erano comunque destinate ad essere inserite in un nuovo album, dato che Vasco, in questo periodo, sembra non stia registrando nulla. Si tratterebbe dunque di titoli che fanno parte di un repertorio privato che, come già successo ad altri artisti internazionali del calibro di Madonna, Michael Jackson e Rihanna, è stato violato da malintenzionati che non sarà facile rintracciare.